Ma io sono dalla tua parte, io sono del BNS. Ah sì, e che significa BNS per te? Buon Natale, stronzi! Usmarme che dici. Che ci fai qui? Mi hai acceso qualcosa nell'occhio e sono venuto a salvarti! Davvero? È un gesto importante! Allora mi vuoi bene veramente? Non rigirare la merda, l'ho fatto per assicurarmi la parata! Non sfuggire all'evidenza, tu mi vuoi bene! È per la parata! No, è amore! Parata! Amore! Parata! Amore! La parata di Kelly Robinson! Muoviti! Sto cominciando a pentirmi! Muoviti! Muoviti! Non sparare! Non sparare! Chi diavolo è questo? È Carlos. Mi sa che Mac ce l'ha mandato come rinforzo. Accidenti, è una specie di super spia. È una spia tanto quanto me, non è una super spia. No, non è una spia come te. Ha la tutina ninja, un paracadute strafico. Noi siamo rimasti appesi a un pallone. Gundars, dì ai tuoi uomini di mettere via le armi. È il ritornello della serata. Buttatele! Alex! Il codice, prima che esplodiamo tutti. È quello che sto facendo, Carlos. Ci stavo giusto andando. Potevamo cavarcela anche senza di lui. Il dottor Zutan, presumo. Carlos, attento! Rachel è una doppio giochista! Sì, lo so, Alex. Anche la tua, Rachel. A quanto pare sei stata una bambina cattiva. No, un momento, un secondo. Senti un po', Alex. Questo James Bond sta insieme a Rachel. Non ora, Kelly. Ho la madre di tutti i presentimenti. Ti dico che è un cattivo, me lo sento dentro. Kelly, ho detto non ora, devo risolvere prima questo. Come sapeva che Rachel è cattiva, il ninjone? Ho 45 secondi per trovare un codice logaritmico molto complicato. Altrimenti moriamo perché saltiamo tutti in aria. Senti, Rocky, perché non pensi al tuo profumo e non lasci fare lo spionaggio serio a me? No, Carlos, non dirgli così. Zorro non è profumo, è colonia. No, Kelly, no! Ho fatto! Ehi, non ci provare! Metti giù quell'arma! Metti giù la pistola! Mettila subito giù! La sto mettendo giù, ok? Ma io sono dalla tua parte, io sono del BNS. Ah sì, e che significa BNS per te? Buon Natale, stronzi! Mi assicuravo che Carlos non mettesse le mani su questo computer. E tu pensi che io ci creda, eh? Ma che ti dice la testa? La senti, vuole rigirare la frittata! Ah, ora dice che è buona. Questa la voglio sentire, Rachel. Deve essere bella. Alex, sospettavamo da mesi che Carlos fosse sporco. Mac e io abbiamo finto di essere con lui per inchiodarlo. E perché non me l'hanno detto? Sai come funzionano queste cose? Il concetto è dire a chi deve sapere, lo sai benissimo. E poi Mac non voleva che tu mi proteggessi nel momento sbagliato. Era quello che voleva Carlos. È così follemente geloso di noi. Davvero? Se sapesse quello che proviamo... Oh, frena, vacci piano. Non ti avvicinare alle gambe lunghe, ma infida. Vedrai che ti dà un calcio. Sapeva che volevo lavorare con te. Tu volevi lavorare con me? Sì. E cioè, tipo un mini bunker. Alex, non lo sai quello che provo per te. Oh, che cazzate! Ah, mi gira la testa, credimi, non capisco più niente. Io non posso negare di provare la stessa cosa. Sì, ti gira la testa per una massiccia perdita di sangue, perché la troia ti ha pugnalato un quarto d'ora fa. Ma che ti prendi? Potevo renderlo zoppo a vita se volevo. Puoi muoverle agevolmente la gamba, vero? Oh, lo sai che non mi fa tanto male? Oddio mio. Non ne avevo idea. Carlos era geloso di noi. Ok, adesso basta, non ne posso più di queste cazzate. Ma che hai nel cervello? Ormai sei accecato. Sei culo accecato. Sai che vuol dire? È come quando c'è la neve. Solo che non c'è la neve. C'è solo un gran bel culo. No. Sta dicendo la verità.
Tu non capisci, questo è il mondo dello spionaggio. Ci sono agenti normali, agenti doppiogiochisti. A volte ci sono agenti pseudo-doppiogiochisti. In realtà è roba abbastanza regolare. E vi prendete a coltellata? Anche questo è regolare? Sì, abbastanza regolare. Attento, oh. Alex! Non ti muovere, ti tengo dentro! No! Alex, idiota, io sto dalla tua parte! Mi avete rotto! Questa brillantina si spande dappertutto! Ah, che schifo! Mi veniva addosso come una sega circolare. Se non lo acchiappavi per la coda, mi uccideva. È stato come guardare negli occhi il diavolo. Robert, da colore. Dov'è Rachel? Già, dov'è Rachel? Se l'è filata. Te l'ho detto che quella stronza è cattiva. Ah, se sapevi che era cattiva, perché non l'hai tenuta d'occhio? Tu hai detto che era buona. E tu mi dai retta. Perdo sangue a fiotti dalla gamba per una coltellata. No, adesso... adesso arrivati la fine. Ora si è accecato, però un attimo fa provavi qualcosa di speciale per lei. Imbecilli, avete lasciato scappare Rachel col computer dei Gunders. Ci sono tutte le password per i suoi conti cifrati. Vale miliardi di dollari. Mac lo sapeva che avresti mandato tutto a puttane. Ecco perché ha mandato me. Che palle che sei. Vale miliardi di dollari. Ma l'hai sentito? Lui è uno dei cattivi, no? Sì, lui... Beh, non lo so. Qui fanno tutti gira che ti rigira. Non tengo più il conto. È diventato... È tutto annebbiato. Hai detto che è regolare che non facciano so che gira che ti rigira. È tutto annebbiato. Non ci sono di mezzo ragazze. È annebbiato quando non ci sono ragazze. Eh sì, ho capito come va. Sai che ti dico, buono o cattivo, io intanto questo lo dico. Leghiamo tutti quanti. Questa è la nuova regola. Finché non capiamo con sicurezza... Piantala di stressarti. L'insetto foglioso, baby. È quello che cercavamo, no? L'abbiamo trovato. Abbiamo l'aereo. Abbiamo l'aereo. Siamo eroi. Hai ragione. Andiamo a casa. Sì. Ehi, vuoi vedere un bel giochetto? Cosa? Ma è un super bel giochetto. Roba da spionissima. Fammi provare, fammi vedere. Cosa hai spinto? Attento, spingi quel pulsante. Ok. Invisibile. Visto adesso? Non farmi mettere questa roba sulle macchine. Pensa come è pulito il garage. Visibile, invisibile. Visibile, attento, dai, stai calmo. Fammi divertire un po' con questo giochetto. No, lo so, si scarica se fai questo. Dai, piantala, ti farò uscire. No, ma perché? Ma perché fai queste storie come? Perché? Perché devi sempre dare i numeri? Perché non mi lasci giocare? L'hai rotto? Ah, io l'ho rotto. Tu me l'hai preso come un bambino, me l'hai strappato di mano e poi l'ho rotto io. Sei contento adesso? E come glielo spiego? Mi presento con l'aeroplano e un telecomando completamente rotto. Secondo te si preoccupano del telecomando? Ci sono cadaveri e culi fritti sparsi nell'aria e tu dici che penseranno a quello? Ma falla finita. Sì, hai ragione, andiamo. Sì. Siamo eroi. Sì, e io avrò anche la mia parata, eh? Può essere. Può essere un cazzo, io avrò sicuramente una parata dopo questo. Allora, mettiti comodo che accendo questo gioiellino. Ecco perché lo chiamano Serramanico. Perfetto! Sei pronto al volo della tua vita? Sì, partiamo! Sta a vedere! Avanti, vai! C'è un problemino! Niente di preoccupante, però! Ah! Ehi, ehi! Thank you.